Abbiamo appena votato in Consiglio regionale un importante progetto di legge, che adesso è divenuto legge, che vuole tutelare i lavoratori all'interno dei contratti e degli appalti pubblici. Quei lavoratori che perdono il posto di lavoro quando l'azienda perde una gara d'appalto. Abbiamo visto in questi mesi diverse aziende, soprattutto legate al mondo dei call center della sanità, al mondo dei call center di Fillombarda e del lavoro, che quando la loro azienda non rivinceva la gara rimanevano a casa senza lavoro, subentrava un'altra azienda che entrava con i propri lavoratori o assumeva altri lavoratori. Esistono delle clausole sociali, questa legge si chiama appunto la tutela e l'applicazione delle clausole sociali negli appalti pubblici. Noi chiediamo a Regione Lombardia che i lavoratori siano tutelati, che quindi l'azienda che subentra debba pescare all'interno dei lavoratori che perdono il lavoro per formare il proprio servizio. Il secondo passaggio fondamentale è quello della tutela dei contratti, ovvero spesso abbiamo visto nelle gare pubbliche aziende vincere una gara ospedaliera e applicare un contratto di facchinaggio perché costava molto meno, togliendo dignità alla professionalità dei lavoratori. Con questa legge si chiede sostanzialmente di far applicare i contratti di settore, quindi se io vinco nell'ambito ospedaliero una gara devo applicare per i miei lavoratori i contratti previsti dall'ambito ospedaliero. Questo per noi è molto importante e fondamentale perché davvero valorizza quelle che sono le professionalità all'interno delle aziende ed evita le furbate. Abbiamo visto in questi anni molti problemi legati alla perdita di posti di lavoro per la delocalizzazione, penso agli ultimi casi negli ultimi mesi in Brianza, la Caveflex e la Canali sono due semplici casi di centinaia di lavoratori che rimangono a casa da un giorno con l'altro perché la Regione Lombardia non è stata in grado di incentivare le aziende a rimanere sul territorio. Noi abbiamo messo in campo diverse proposte che saranno anche nel programma regionale per, oltre che attrarre nuovi investimenti, nuove produzioni che siano però sostenibili sul nostro territorio, anche incentivare le aziende che ci sono a rimanere sul territorio e a mantenere l'occupazione così com'è, se non incrementarla. Fillombarda, che è la finanziaria di Regione Lombardia, ha delle possibilità economiche non indifferenti per sostenere le nostre piccole e medie imprese e anche le grandi imprese sul nostro territorio. Certo è che i bandi che sono stati fatti a Regione Lombardia in questi anni miravano più a aiutare alcuni amici, abbiamo visto anche le inchieste di corruzione legate a Fillombarda, più che sostenere veramente il lavoro, i lavoratori e le piccole e medie imprese. Si possono fare dei bandi dove chi assume ha degli incentivi e degli sgravi, chi investe ha degli incentivi e degli sgravi. Noi siamo convinti che se si conosce il tessuto sociale ed economico del nostro territorio e si è liberi chiaramente anche da interessi particolari, si possono mettere in campo delle azioni che davvero mantengano in piedi il nostro settore economico e lo rilancino. Certo è che davvero bisogna affidarsi a persone competenti, a persone capaci, a persone che non hanno interessi propri, ma che l'unico interesse che mettono al centro è il lavoratore e l'impresa lombarda.